Caspita! Ho colto questi per tua madre. Che belli! Crescono solo al buio e all'umido. Oh, ma tesoro, come fioriscono! Lei sa tante cose. Oh, per favore! Immagino che sia dovuto a quello che lei è in realtà. Perché Bobby Rain ha detto quello che lei è in realtà. Davvero? Sì! Lei è una ragazza in carriera. Oh, già, già! Non potrei mai essere come lei. Oh no, tu puoi essere tutto quello che desideri. Devi solo immaginare che accadano cose buone. E le fai accadere. Oh, beh, e se quello che volessi immaginare fosse un ragazzo con cui voglio uscire? E forse ti converrebbe mirare un pochino più in alto. Beh, tanto per cominciare, e poi mi concentrerei sulla mia carriera. Vediamo. Secondo Miss Vida, io non ho un sogno. Beh, tesoro, io non sono Martin Luther King, non mi serve un sogno, ho un piano. Sai, adesso ti dico qual è, perché istintivamente so che posso fidarmi, visto che non sei una gran chiacchierona, eccetera. Vedi, il mio piano è che mentre sono a Hollywood, sarò avvicinata da un celebre produttore in un club alla moda per recitare nella versione cinematografica della vita di Miss Dorothy Dandridge. Oh, quella nobile attrice di colore che non ha mai fatto parti di domestica e la cui carriera fu stroncata dalla macchina hollywoodiana dei bianchi. La brava donna finì per morire in miseria. Ti dico, riesco a ricordare quasi tutto quello che ha fatto. Da Serenata Ballet Chiara a Passaggio a Bahama. Una stupenda interpretazione quella. E poi dopo c'è stato, dunque allora, Primo Amore, I Tamburi del Congo. No, I Tamburi del Congo, e dopo è venuto Primo Amore. E poi, tra quello e Carmen Jones, ha fatto qualcosa. Road. The Bright Road. Road, grazie, Carmen Jones. E poi L'Isola nel Sole. E naturalmente accanto a lei in Carmen Jones c'era la formidabile cantante Pearl Bailey. Il suo compleanno dovrebbe essere riconosciuto festa nazionale. Hai detto qualcosa? Carmen Jones, poi L'Isola nel Sole, poi Infamia sul mare, poi, oh sì, Porgy and Bess. Oh, spettacolare! E poi c'è stato... Tamango. Malaga. Cara, quando hai cominciato a parlare? Vuoi provare con Lena Horne? Vai, bella. Debutto cinematografico nel 1942. Panamaetti! È meraviglioso! È davvero meraviglioso! Oh, non comincerai a camminare sull'acqua o, che so, ridare la vista ai ciechi o roba del genere, vero? Ci hai messo le spezie qui dentro? Ne sono cadute un po', le ho tolte col mestolo. Lo fai per farmi arrabbiare? Perché vuoi farmi arrabbiare? Le ho tolte col mestolo. Perché ti metti a discutere con me? No, non è vero, Vito. Vuoi una lezione? Non è vero. Togliele tutte. Luoghi per omosessuali. Negozi di fiori, scuole di danza classica, sale assistenti di volo, ristorantini raffinati, negozi di antiquariato. Jimmy Joe. Potremmo avere un bicchierino di rosolio? Chiara! Io la conosco. Ciao, bella. Ciao, Noxima. Siedete qui. Salve, sono Noxima. Tanto piacere. Noxima Jackson. Noxima? Mm-hmm. Una dei Jackson. Piacere. Allora, Beatrice, su cosa stiamo lavorando? Noi stiamo lavorando sulle decorazioni per la festa delle fragole. La festa delle fragole? Da questa parte è un avvenimento importantissimo. Capita una volta l'anno, ci sarà domani. Tutte noi facciamo le crostate di fragole, le portiamo al centro del paese e poi mangiamo le crostate di fragole e torniamo a casa. Oh, delizioso, in fait champêtre. Posso? No, prego. Dunque ci saranno musica, balli e... Beh, una volta facevamo la gara dell'urlo, ma ci sono persone a cui queste cose non piacciono. Quelle che sono le crostate migliori ricevono un nastro. Questa festa richiede un tema. Un tema? Cosa fanno venire in mente le fragole a tutte voi? Beh...
Beh, ecco, le fragole sono rosse. Brava, è un inizio. Fragole selvatiche. Sì, bravissima. Rosso e selvatico. Cosa? Ecco il tema. Rosso e selvatico è il nostro tema.